Entro la fine del 2022, salvo complicazioni per eventuali ricorsi, potranno partire i lavori per la realizzazione della nuova centrale del 118 presso il San Salvatore dell'Aquila. Lo ha annunciato stamani il presidente della regione Marco Marsiglio, che assieme all'assessore alla salute Nicoletta Verì, al sindaco Pierluigi Biondi, al manager della ASL Ferdinando Romano, ha illustrato il progetto di un'opera che è attesa da oltre 10 anni, ma che è rimasta per tanto tempo incagliata nei meandri della burocrazia, ma anche in progetti precedenti eccessivamente onerosi. Una centrale operativa con annessa pista per elicotteri e hangar di ricovero per un intervento di poco più di 4 milioni di euro, più della metà dei quali finanziati dal Dipartimento di Protezione Civile dell'Emilia Romagna, che aveva garantito nel 2010 un sostegno legato al sisma che aveva colpito l'Aquila. Un contributo che la regione emiliana, nonostante i gravi ritardi, ha mantenuto intatto con la convenzione stipulata un anno fa con la ASL aquilana. Devo sentitamente ringraziare il mio amico e collega Stefano Bonaccini, perché devo dire la verità, avrebbe avuto mille buone ragioni per tenersi quei soldi e dire questa convenzione è finita, abbiamo fatto una convenzione nel 2010, poi nel 12, poi nel 14, siamo arrivati quando l'ho chiamato nel 19-20 e siamo ancora a carissimo amico. Nel frattempo, cioè, amici miei, vi faccio presente che in Emilia Romagna è capitato pure un terremoto, avrebbe avuto tutte le buone ragioni per dirci arrivederci, ha confermato quando gliel'ho sollecitato la volontà di mantenere questo stanziamento. Io devo ringraziare il Presidente perché ha raccolto immediatamente l'invito di trovare subito la quota di cofinanziamento per fare il primo stralcio da circa 4 milioni, rimanendo le risorse proprio nella donazione di Banca Italia per la cifra ricordata di 1 milione e 9, quindi finalmente abbiamo avuto il pacchetto di 4 milioni di euro per avviare quest'opera che centrale, strategica, non è solamente una medaglia che il San Salvatore si mette e la sanità delle aree interne si mette, ma è un elemento essenziale nel processo di riconversione dell'edilizia sanitaria a cui siamo stati costretti anche dall'emergenza Covid. Pensate che la struttura è circa 1000 metri quadri, 500 per piano, che ospita sia la parte uffici, gestionale, e sia la parte di comfort del personale. Cioè, devo dire, il progetto è estremamente qualificato e quindi noi abbiamo coniugato che cosa? Un finanziamento, un progetto coerente col finanziamento, un progetto perfetto per la normativa vigente, un progetto estremamente qualificato per tutti i vincoli e devo dire che non è secondario il vincolo paesaggistico, che è stato pienamente rispettato.